io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Non vedevo l'ora di registrare tutto ciò. Finalmente siamo tornati al nostro livello 37, perché come molti avranno notato, ieri abbiamo skippato verso il livello 100 e adesso siamo tornati indietro. Se clicchiamo su pass battaglia vedremo che anche qui siamo bloccati al 37. Al 38 abbiamo finalmente Groot e tutte le altre cose, raga, ovviamente sono da sbloccare, perché in alto a sinistra ad esempio ci dice acquista 42 livelli eccetera eccetera, a seconda di quanti ne mancano. Ma perché abbiamo cominciato il video in questa maniera e perché vi sto raccontando queste cose? Ragazzi, ieri è stato fantastico. Vi giuro, un piacere infinito caricare ben 19 video sul canale in meno di 24 ore. Tutto questo perché ho acquistato completamente il pass battaglia sul mio secondo account. Quindi non ho maxato il pass battaglia di questo account principale, bensì su un altro account che non utilizzerò mai più. Nel mentre tutto ciò accadeva, ricevevo commenti del tipo: Martex, mi hai deluso, avevi detto che non shoppavi i livelli del pass battaglia e adesso invece li hai shoppati, mi disiscrivo! Sei uno scioppone, mi disiscrivo! Ecco, quando ricevo questo genere di commenti proprio con il mi disiscrivo all'interno, ragazzi, penso proprio che avrei dovuto shoppare il pass battaglia sull'account principale. Non solo ho caricato tutte le sfide per tutti quanti voi, nonostante non abbia il pass battaglia completato sul primo, devo ricevere anche questo genere di commenti. Ovviamente moltissimi hanno capito la situazione, ragazzi, hanno capito che cosa stava accadendo sul canale e soprattutto, ragazzi, vi ringrazio per tutto ciò. In molti invece spero che lo capiscano mentre stanno guardando questo video. E quindi ecco la ragione per la quale ieri ho caricato i miei V-Bucks sull'account secondario ed ho shoppato il mondo. Ma ripeto, si tratta di un qualcosa che non utilizzo, qualcosa che prenderà polvere per sempre. E quindi, ricapitolando, in conclusione, perché è accaduto tutto ciò? Perché nel mentre che io vado a completare ogni singola sfida rapida, ogni singola sfida settimanale, quindi vado a sudarmi tutti i livelli uno per uno sull'account principale, voglio allo stesso tempo che tutti i miei iscritti e non guardino le guide complete su ogni singolo eroe di questa stagione direttamente dal mio canale, raga. Cosa che purtroppo non avrei potuto fare in diretta sul mio account, perché avrei perso troppo tempo a raggiungere determinati livelli e quindi sarei arrivato in ritardissimo su ogni singolo eroe. Purtroppo è così. Ma tutto ciò non significa però che non mi vada a godere il pass, perché ripeto, è stato acquistato su un account secondario e non su Martex. Vi giuro, ragazzi, anche se si tratta di mini video, di mini guide, ieri registrare oltre al video mattutino altri 18 video è stato qualcosa di esagerato. Credo che non lo rifarò mai più in vita mia, però ne è valsa la pena. Adesso avete tutto lì sul canale, vi è ogni singola guida ed è pronta all'utilizzo. Era proprio questo il mio intento, avere una playlist completa di tutte le sfide nel mentre io andassi a completare tranquillamente il mio pass battaglia. Semplice. Certo, fa veramente strano vedere il Martexone al 100 e poi Martex al livello 37. Vedere tutti quegli stili segreti di ogni singolo eroe però nell'armadietto di Martexone davvero mi distrugge dentro, e quindi dovrò aspettare. Aspetterò, pazienterò assieme a voi, completeremo questo pass battaglia tutti quanti assieme, come vi ho detto ad inizio stagione. Se ad inizio stagione ho detto che completavo, raga, anzi ho fatto decidere voi, ragazzi, mi sono fatto aiutare direttamente da voi, non vi sto mentendo, non vi posso mentire. È così, completeremo tutto quanto pian pianino. Io spero di essere stato il più chiaro possibile e soprattutto spero di non avervi scocciato. Ragazzi, andiamo a cliccare su negozio oggetti. Non posso portare ancora il video delle schede perché devo livellare a Groot, raga, e non posso prendere praticamente exp, mannaggia a me. Sinceramente non so che cosa abbiano droppato. Clicchiamo su negozio oggetti e questo è lo shop di oggi. Carino, super ristretto, destino di terrore. Ok, 1800 V-Bucks. Come 1800 V-Bucks? Sfodere il piccone, colpi di terrore dal dorso decorativo. Ok, carino. Quindi va a prendere le doppie lame direttamente dal backpack per poi essere pronta all'utilizzo. Ascoltiamo. Che il terrore le colga nell'incontro col destino. Vabbè, niente. Oh! Ma dai, mi fai una mega asce così e poi con questo sound. Vediamo lui. È praticamente la luce oscura. Backpack. Tagliato così. Ok. Non è male la skin maschile. Forse un po' meglio della skin femminile, però. Ma omen di terrore. Ragazzi, non è lui, scusate. Luce oscura. Ma sono fratelli. Ma è identico. La maschera è proprio similissima. Fammi riguardare. Cioè, oddio.
Vabbè, siamo lì. Praticamente una costa 1.800 e l'altra 1.500 perché abbiamo il backpack ed il piccone incorporati. Abbiamo Gelatin, 1.200 V-Bucks di skin. Ecco, io punterei più su una skin ignorante di questo genere. Il backpack qui ha tre stili selezionabili, quindi è super succulenta la cosa. Andiamo avanti, andiamo avanti. Scampo no, scampo no. No, 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 no. Allora, Miriti, Avanguardia Oscura, 2000 V-Bucks di skin. Ragazzi, chi si ricorda questa skin? Ma soprattutto quando veniva utilizzata nella stagione 3, riuscivo a vedere i nemici lontani anche 2000 km. Ascia spettrale. Oh, yes. Oh, Aquila. Che belli mod. Stra, stra ignorante. Mamma mia, amo questo beat, ragazzi. Non qui, bensì. Aspetta, aspetta, aspetta. Qui. Mamma mia. Mamma mia, che beat. Al vapore. Torre, non ti arrabbiare. Che già hai fatto danni. No, basta. Hai già rovinato mezza mappa. Signa 800 V-Bucks. Una skin che. No, purtroppo sto rovinando ogni singola skin con il mantello qui stamattina. Però, ragazzi, perdonatemi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like. Condividetelo con tutti i vostri amici. Fategli capire perché ho shoppato il pass battaglia. Anzi, perché non ho shoppato il pass battaglia. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E come al solito, vi ricordo che potete sostenere ogni singolo video, ogni singola live presente sul canale utilizzando il codice creatore Martex. Grazie infinitamente a tutti coloro che lo faranno. Noi ci becchiamo tra pochissimi in live oppure in un prossimo video mattutino. Un salutone da Martex e come al solito un bel... Ciao, brothers!